Da Cipro un salto di 2 ore e mezzo e siamo in vista della costa siriana, rugoso baluardo di monti, di là dai quali svettano sulle terre rosse i minareti di Aleppo. È una delle più antiche città del mondo. Vi si mescolano cattolici, ortodossi, musulmani, questi ultimi in prevalenza. Da altane e piccole tettoie cantano i muezzin. Aleppo non è più il grande emporio d'Oriente, ma è ancora l'avanguardia, bellissima, di un mondo differente dal nostro, dove le donne passano velate. E di qui si continua ad esportare ortaggi e frutti dall'aroma intenso. Melograni che si aprono in un riso fragrante e purpureo. Uve di inverosimile biondezza che, disseccate, gareggiano coi più dolci zibibi. Questa vende la bibita locale, acqua di legno dolce, si porta alla cintola il suo bar. Sorgono ad Aleppo alcune delle più antiche moschee dell'Islam, questa di Fardos, per esempio, con le sue colonne dai capitelli tutti differenti. Dal pozzo nobile e rustico, Lualdi, con la moglie del console Marcopoli, attinge quest'acqua rituale. Fuori della città, i villaggi di Kube, architetture a dado con cupola a ovo che ricordano i nostri trulli. Ognuno di questi agglomerati ospita fino a 4.000 abitanti, che sono piuttosto restii a farsi fotografare. La mano della nostra guida intercetta l'obiettivo. Solo i cani sfuggono a questa fobia della macchina da presa. I villaggi sono proprietà privata, possono essere venduti da un giorno all'altro e gli abitanti cambiano padrone. Per edificare le capanne si adoperano mattonelle di fango. Quest'anno qui intorno si è coltivato cotone, ma il raccolto è stato rovinato da vermi di 11 specie. Si ricomincia ad arare.